Se siete appassionati di auto classiche, c'è un evento da non perdersi questo fine settimana qui a Padova. Si tratta di Auto e Moto d'Epoca, uno dei più grandi eventi a livello nazionale. Ci sono tantissime auto esposte, dai modelli più iconici alle supercar che hanno fatto la storia, hanno fatto sognare tantissime generazioni. Andiamoci a fare un giro. Vorrei partire da questo stand perché ho trovato un'auto veramente spaziale che non avevo mai visto dal vivo. Questa è la Jaguar XJ220, non pensavo fosse così grossa, ha delle proporzioni veramente imponenti. Devo dire, si tratta di un'auto molto cara per la storia di Jaguar, visto che l'ha consacrata al record di velocità fino a un certo periodo con Martin Brundle, che sull'anello di Nardò la guidò a circa 350 km/h, il che non era assolutamente poco. Quest'auto ha la mia stessa età, ma chiaramente vale molto di più, infatti non è nemmeno in vendita. A spingerla c'è un motore V6, il primo V6 nella storia di Jaguar. Si tratta dell'unità che dava potenza anche alla Metro 6R4, la piccola macchinina che ha corso nel rally nel gruppo B. Rispetto al prototipo, appunto, perdeva questi 6 cilindri, ma che comunque gli consentivano di raggiungere prestazioni elevatissime, e anche la trazione integrale, che sul modello di produzione diventò poi posteriore. Tra l'altro, queste caratteristiche permisero all'auto di mantenere il record sul giro al Nürburgring dal 1992 fino al 2000, per cui niente male, devo dire, e vederla dal vivo fa veramente un'impressione spaziale. Da appassionato di rally non potevo esimermi dal farvi vedere questa. Questa è l'Audi Sport 4 in versione Pikes Peak, dotata del leggendario 5 cilindri turbo compresso 2001 che la proiettava a potenze di circa 400 cavalli. È un'auto che è stata capace di trasferirsi dai rally alle corse in salita e ha dominato il Pikes Peak nell'84 e nell'85, appunto, vincendo la categoria dedicata alle auto da rally. Starete sicuramente già pensando a nomi come Ari Vatanen o Walter Röhrl, ma quest'auto invece è stata vittoriosa con una certa Michelle Mouton, che esattamente è una donna che è riuscita a imporsi con una macchina del genere, che chiaramente, non importa dirvelo, potete capire quanto sia quasi impossibile da guidare. E pensate, la signorina invece è riuscita a suonarla ai grandi campioni del motorsport di quegli anni. Questa invece è l'Audi R18, una delle macchine più famose nella storia recente dell'endurance, vittoriosa tantissime volte nella 24 ore di Le Mans, ma ci dicono essere buona anche per andare a pesca. MoMA di New York, Tate Gallery? No, meglio, questo è lo stand di Pagani, e quello è uno dei 4700 pezzi, escluso il motore, che compone quest'auto, la Pagani Huayra Roadster. Si tratta di un capolavoro incredibile di scienza e tecnologia. Se si parte dall'estetica, si vedono i pannelli della carrozzeria completamente realizzati in fibra di carbonio con questa trama a vista verniciata, un lavoro spaziale direi, mentre per quanto riguarda la parte tecnica è pura pornografia, con il telaio in carbonio che incassa le sovrastrutture che ospitano a loro volta le sospensioni con schema pushrod e l'enorme V12 6 litri biturbo AMG che porta la potenza a circa 764 cavalli per 1000 Nm di coppia. La peculiarità di quest'auto è che, nonostante sia una Spider, per cui di solito queste auto debbano essere sottoposte a un irrigidimento della scocca per appunto sopportare meglio le sollecitazioni, quest'auto riesce ad essere addirittura più leggera della versione coupé, che è un risultato tecnico strabiliante sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda invece gli interni, anche qui siamo di fronte a qualcosa di unico nel suo genere. Ringraziamo Orazio per averci regalato questo spettacolo. Questa potrà sembrarvi un po' malandata, un po' invecchiata, ma dovete considerare che ha visto anche una guerra. Si tratta della famosissima Jeep Willys. Questa versione è completamente restaurata in ogni suo dettaglio, perfetta direi. Ci vogliono circa 23.500 euro per portarsela a casa. Se siete degli appassionati del genere, è la macchina che fa assolutamente per voi. Poi, tra l'altro, con l'aria che tira ultimamente. Padova è anche il posto migliore per trovare alcune rarità in macchine di cui magari non avete neanche sentito parlare. Ad esempio, questa è la Gogo Mobile del 1963, una macchina che è nuova anche per noi, assomiglia un po' a un'auto volante di un cartone animato di cui adesso mi sfugge il nome. Anno 1963 per 36.500 euro, un affare, ditecelo voi. Non ci sono solo auto qui, auto e moto d'epoca, ma ci sono anche tantissimi stand per chi vuole finire il proprio restauro con tutti i pezzi di cui si ha bisogno. Siamo qui ad esempio allo stand di Mezzetti con Marco, che ci illustra quali sono appunto gli articoli che propongono per chi vuole finire nel dettaglio magari il proprio restauro. Buongiorno a tutti,
Noi proponiamo guaine e cavi sterlingati per auto e moto d'epoca, quindi tutto quello che riguarda l'impianto elettrico, dalle pipette del candele, attacchi candele, cavi elettrici, guaine e quant'altro. Quindi alcune delle parti più anche importanti, diciamo, per quanto riguarda un restauro. Un restauro, esatto, sì. E anche parte di motociclette, guaine, freno, frizione, cavi, comandi, gas, acceleratore e tutti gli accessori che servono per restaurare il tutto. La Formula 1 per voi non è uno sport ma una malattia, allora vi proponiamo questo stand. Qui c'è un po' tutta la storia che arriva fino ai giorni nostri, quasi si parte dal 1927 con questa Bugatti, arriviamo poi al 31 con un Alfa Romeo piuttosto particolare e salendo arriviamo poi a vetture e piloti note anche alla mia generazione. Qui abbiamo la Marsh 701 guidata da Ronnie Peterson, di qua la Merzario A3 pilotata dall'omonimo driver, appunto Arturo Merzario, mentre qui abbiamo Alfa Romeo e di nuovo Alfa Romeo, sempre la 183T del 1983 in due versioni leggermente diverse l'una dall'altra. Questa è una Minardi e poi arriviamo al 1999 con la F399, un'auto che appunto tra le altre è stata condotta anche dall'indimenticato Michael Schumacher. Che cosa sceglieresti per i vostri weekend in fuoristrada? La famosissima Mercedes Classe G o un più classico Land Rover? Lo stand Porsche vi toglierà il fiato, guardate i pezzi che sono esposti. Qui sotto c'è la 911 GT1 direttamente dal museo di Stoccarda, qui invece abbiamo la 911 Carrera 2.7 in questo verde arrogantissimo, qui invece è una replica costruita appositamente su richiesta specifica di un collezionista. Macchine spettacolari, devo dire, non è cosa di tutti i giorni poter vedere così da vicino dei pezzi tanto unici. Il pezzo da 90 che ha portato Porsche qui a Padova è sicuramente la 919 Hybrid che si è aggiudicata Le Mans nel 2016. Vedete questo sporco qui? Questo è lo sporco della 24 ore di Le Mans, sarebbe un privilegio solo poterlo leccare. Avete dei figli d'epoca ma non sapete che macchina regalarli? Eccola qua! Mi viene ovviamente da piangere perché non ho 1 milione di euro da spendere in questa macchina, un altro enorme grazie all'ingegner Materazzi che ci ha dato questo capolavoro dell'ingegneria e grazie anche alla volontà di Enzo Ferrari che ha dato origine poi alla dinastia di quest'auto, spinta da un 2009 biturbo capace all'epoca di 485 cavalli con un'erogazione brutale, un'aerodinamica veramente raffinata per l'epoca e delle linee direi immortali. Non l'avevo mai vista dal vivo, non so cosa dire. Questa sì che è in ottime condizioni, basta appunto una spolverata e torna come nuova. Questa striscia si intona molto bene con l'auto che è esposta a fianco, si tratta della Mercedes AMG 190, è un'auto molto famosa per gli sportivi appassionati del marchio della stella, per le sue apparizioni nel DTM, per le sue versioni stradali molto spinte che già davano la caccia alle altre tedesche pompate nell'epoca. Le ali di gabbiano sulle Mercedes sono iconiche, questa è la SLS Coupé dei giorni nostri, ma là a fianco c'è la sua antenata, la 300 SL, un'auto che quanta classe ha ancora molto da insegnare alle supercar odierne.